Ok, salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Twitch in questo caso, o YouTube per chi lo vedrà su YouTube. Siamo pronti con l'ultimo episodio, probabilmente di FIFA Volta, FIFA 20 Volta, modalità storia. E qui con me c'è anche il caro Panzer. Ciao Panzer. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Grazie ancora a Dragorex. Oh, grazie a lei per essere qui con me. E adesso andiamo a partire. Lei mi può dare un feedback per quanto riguarda se c'è il titolo Sì. giusto, se c'è tutto. Allora, dice FIFA 20 volta modalità storia, sì, con la categoria di FIFA. Perché a me mi dice tutt'altra cosa. Mi fa piacere Ma deve questo. dar tempo, dottò. Lo so. Ah. Diamogli il tempo, vabbè, tanto. L'importante è che a lei esce così, quindi. Caro Panzer, Sì, dica. facciamo questa parte finale di FIFA 20 volta. Bello. Non modero dall'altro ieri. Mi mancava la moderazione. Vede? Almeno fa qualcosa. Sempre io Vedo da lei. che. Ma perché io oramai sono famoso? Lo so, lei è sempre famosa, giusto, no? Fa Anche piacere. essere bastardo dentro, lo so. Eh sì, quello sempre lei lo è sempre. E se la vide pure, se la vide. Eh Complimenti. certo, perché almeno mi fa. Vabbè, dottore, che devo piangere. Mi No, no, scusi, eh. fa bene a ridere, fa bene. Ci Tanto dobbiamo divertire. gustiamoci sta scena. Dove Vai, vai. vado? Ah, non lo so. Oh, CJ, sei in gran forma. Dov'è la tua troupe? Ehi, la squadra sta arrivando, è pronta ad allenarsi. E a New York? È stato bello, peccato non ci fossi. Tu pensa, io me ne stavo lì, con la mia valigia. In attesa del taxi per l'aeroporto. Dopodiché mentre cercavo di capire cosa avevo sbagliato, ricevo una chiamata da Van Gils. Van Gils. Lui sì che è un amico. E comunque l'avrei scoperto, sai perché? Sul tuo canale non si parla d'altro. Sai, io avevo contattato Ed per dirgli che volevo mettere su una squadra. Questa generazione non conosce il rispetto, Jay. Credono di poter postare qualche video e prendersi tutto ciò per cui abbiamo lavorato. Ti ho persino difeso! Perché credevo in te. Speravo tanto che tutta quella roba online servisse a farti pubblicità e che tu fossi prima di tutto un giocatore. Certo che sono un giocatore. Mi hai messo in imbarazzo! Di fronte ai miei amici, a una telecamera. Come pensavi che avrei No, non è reagito? andata come pensi, Jay. Allora spiegami com'è andata! Non c'entro niente con New York! Bea! Non mi aveva detto chi avrei sostituito. Credi che avrei preso il tuo posto se l'avessi saputo? Ed ha ragione. Devi guadagnartelo il rispetto. Si ottiene col sudore. Chi sei tu per giudicarmi? Sono uno che sa che ruota tutto intorno a te. A me? Abbiamo girato il mondo facendo un sacco di sforzi per ricostruire la squadra e l'abbiamo fatto per te, Jay. Per te. Ne sei sicuro? Jay, la squadra è qui, pronta per allenarsi. Che ne dici se ne riparliamo più tardi, ok? Ciao Ale, Non c'è niente da ciao, dire. tutto bene, grazie. A te come va? Grazie per essere passato. Ciao Dimentica il Ale, discorso. buonasera. Non ti posso fare di shout perché il mio capo qua non Certo, lo so. attiva. I bot, appena sarà possibile, te li faremo. Sì, quando ci È saranno i ancora agli bot. inizi. Sì, No, no, sono. vabbè, Sono avvisiamo ancora perché all'inizio. è ancora un novellino rispetto a chi ne ha. Ecco, lei sempre molto gentile, sempre bastardo dentro. La ringrazio mille. Tranquillo, presto. Prego, prego. Comunque, presto arriveranno anche la Spazio possibilità di fare presidente? quello. E quindi sarà compito Cosa? suo, almeno fa qualcosa da.
da Modeva dove, Carlo Panzer? Ah ah ah, io già lo faccio in altri canali. Ecco, allora faccio anche sul mio personale. Maledetto. Vabbè, sul suo personale ormai ci sono io. Ma non c'è solo lei, fortunatamente. Ci manca un elemento, forse qualcuno a Buenos Aires ha voglia di giocare. È come se... Che ci racconti, Ale? Avessimo fallito, capisci? Qua stiamo facendo l'ultima parte di FIFA 20 volta per finire. Senti, stiamo andando ai campionati con FIFA. Fortunatamente non siamo sul mio canale, fortunatamente. Sono qui. Sì, è fortunato da quel punto di vista. A me non serve. È molto fortunato. Lo so. Dai, che ci andiamo a fare sti mondiali, dai. Ah, tanto non lo vincerà il mondiale, non si preoccupi. E lei è sempre gentile. Non è detto, ma perché, però. Perché le voglio bene? Guardi, lei può essere l'esperto. Ah, oggi ho portato Spider-Man. Come detto stamane. Ah, ok. Spider-Man. Quello che sto giocando io, Ale. Immagino di sì. Ah, quel che sto giocando io. Dove sei arrivato? Se posso chiedere, per non evitare... Vabbè, perché sono arrivato sempre... Facciamo sapere al mondo che ci siamo. Calma che c'è la scena qui, vediamo un po'. Siamo ai mondiali, Panzer. Ciao, vorremmo registrarci. Vabbè, sono molto più avanti. Anzi, sono molto più avanti. Come ti sembra il gioco, Ale? Non ci credo. Dice che Jaysinho si è già iscritto. Ha una nuova squadra. Jay, che cosa ti prende? Beh, è quello che succede quando qualcuno... Ce l'abbiamo contro. L'ambizione prima dell'amicizia. Che? Abbiamo riunito la tua bellissimo, squadra, mi diverto veramente tanto. Gisigno. Mi piace il gioco. Bene, guarda, bello, molto non bello. Non ti nascondo che ogni volta che ci gioco non lo voglio mai staccare. Sempre. Cioè, veramente non riesco più a staccarlo. Infatti, lunedì questo ho fatto una doppia live. Dragorex ne è presente. Sì, una doppia live. Vabbè, io la seconda non c'ero. No, ci sei stato, ma per problemi di connessione. Sì, problemi di connessione che mi ha cacciato dal party, quindi. Ma mica è stata colpa mia, è colpa della connessione. Lo so. Ok, nome squadra l'avevo già messo, Dragon Rex. Lo stemma, selezioniamo stemma. Bene. Vediamo che non c'è stemma... un drago? Sì, ci dovrebbe essere il drago. Dovrebbe essere qua. Dovrebbe. No. Allora. Insomma, gli stem non sono tanto, Non sono tanti sistemi. Qua no. Ma da come lei, dottor, sono in ritardissimo. In che senso? Perché allora nella live dove modero, praticamente appena messo la schermata degli stemmi che deve mettere per la sua squadra. Sì, ma l'ho già fatto, tranquillo. Appunto. Se lo so, è che una cosa ci posso fare. Faccia come si dice, aggiorni la pagina. Aggiorni la dottor, pagina. Dottor, sono col telefono. Vabbè, lo può aggiornare lo stesso, Ma anche se lo aggiorno, tanto non succede nulla, cioè sempre in ritardo. Bene, quante belle partite, 32esimi, 16esimi, ottavi, quarti di finale, semifinale e finale. Abbiamo 6 partite, cavo Panzer. Bene, bene. 6 partite della Volta World Championship, 5 contro 5 senza barriere.
Andiamocela a giocare la prima, dai. Allora, vediamo un po' chi ci abbiamo in squadra. Con chi te la Lui. giochi? Col Foggia, col Bari, col Ma Lecce? quale Foggia, Bari e Lecce? Ma che sta di... Ma cosa sta di... Dai, la volevo trollare. Magari ci fosse qualche squadra di quel tipo. No, no. Se ci fosse stato il Taranto ancora meglio, però... Lo so, come piace punzecchiarla. Lei punzecchia sempre. Allora, mettiamo lui. A lei in porta, vabbè, la lasciamo, anche se non è che sia proprio Ma ci sono forte, anche fanciulle, vedo. forte. Eh sì, è calcio misto, calcio misto, calcio misto. Beh, sa, lei lo sa, calcetto si può fare questo. Attenzione, attenzione, si scende in campo. Bellissima la maglia. Guarda il mio nome lì, Rex, ci sta perfetto. Ah, ebbè, chiama il commissario. Aspetta, 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 sentiamo cosa dice. Il commissario non c'è, il Ehi, commissario. Reb, è fatta. Lo diremo quando avremo vinto. Purtroppo non ti posso mettere la musica per Non copyright, sennò te importa. l'avrei messa. E che E musica nemmeno devi chi avere? C'è sia. già la musica. Noi siamo una squadra. No, O si quella vince o si di... perde. Sì, la sigla del Ok, commissario facciamo Rex, vedere al mondo cosa sappiamo Lei è un fare. Quella bastardo originale. dentro, io l'ho sempre Sì! Lo detto. so, lo so. Siamo tutti con te. Ok, va bene. Diamoci da fare! Andiamo, andiamo. Bello, bello, mi piace questa entrata in campo così, in modo spavaldo. Che ci abbiamo? Pallone rosso? Pallone rosso, perfetto. Andiamo. Andiamocela a giocare. Totto, mi sembra... aspetta. Ci siamo, panze. Totto, ma siamo sicuri che lei ha i capelli così? Chi lo sa, cavo panze? Chi lo sa? Chi lo potrà sapere mai? Allora, innanzitutto Ah. lui nel gioco lo... In realtà... In realtà si chiama Antonino Croce e nella mia carriera allenatore che porto su YouTube è il mio allenatore della mia squadra, quindi l'ho fatto quasi Prima. identico, sì, del Mansfield. Ma lei è tanta E, roba. no, il bello è che praticamente va a fancuffia. Olè. È praticamente uguale. L'ho fatto un pochino più giovane, però. Ci sta, dottore, ci sta. Cacchio ha fatto quello? Ma io non lo so. È debrato di brutto. No! Mamma mia! Meno male che l'ha fatta una bavata. Dai, dai, dai. Mamma mia. Ma sei un po' scalzo. Dai. Ma bisogna vedere pure da chi hanno ripreso. Lo faccio a battute. Oddio, ma chi c'hanno in porta? Quanto... È un gigante. È un gigante, non è un giocatore. Non l'avevo visto. Mamma mia. Chissà come mai. Ma ha visto che hanno in porta? No, no, adesso vede perché sto facendo avanti e indietro telefono e PC, adesso vedo. E chi è Andanovic? Ma ha visto che Andanovic? Mi scusi lei, io
Non mi sembra Andanovic, non mi sembra che sia così grande. Sai che la vedo dura qua vincere il mondiale. Se già la prima partita c'è. Stiamo anche già perdendo 1-0, molto bene. E beh. Vai, vai adesso. A chi cacchio l'è data? Oi, ragazzi. Sì, stavo a scrivere. Niente, non me la danno la palla. Brava Sid, sta facendo i miracoli a sto giro. La diamo la palla. No, niente da fare. Non riesce a dare la palla. Ma chi è? No. No. L'ha presa. 2-0? No, l'ha presa ancora, l'ha presa. Come lo si fa a battere sto portiere qua? Sto portiere, non è un portiere, è... Magigno. È Goku diventato scimmia. Ah, Ozaru. No, fine primo tempo. Bene. Ah, ma è già finita, no? C'è il secondo tempo? Ok, meno male. Cavo Panzer, questi c'hanno un portiere. Dica. forte. Non è, allora, da quello che sto notando dal gioco, non è facile giocare comunque. No, assolutamente. Cioè devi essere proprio forte. Abbastanza. Ma sai qual è il problema? È che fino adesso ho vinto abbastanza facile, cioè. E dai! Guarda quello come ha sbagliato. Cioè qua c'hanno il portiere che praticamente si prende tutta la porta. Mi ricorda un certo Casillas. Guarda lì. Quando giocavo. Questo non lo segno neanche nemmeno mai. Non lo segnerò mai. Non lo segnerò. Ho sbagliato pure la palla. Posso andare in porta? Dai, dai. Pure loro, non era la mia. Dai ragazzi, cavolo, chiudete bene. Guarda, pure il portiere è uscito. Vai con non questa. Ci credo. E l'ha presa, cavolo. L'ha ma presa. Che cos'è? L'ha presa. Ma che cos'è? Ma secondo me... Mamma mia, tutte le ha prese fino adesso, eh. Le ha prese tutte. Le ha prese proprio tutte. No, porco cane. Non ce la faremo mai. Bene, Panzer. Penso che ripeteremo velocemente questa partita. Ah, ma perché te lo... Ma è il gioco che te lo impone. Oh, ho detto che uno l'abbiamo fatto. Chi ha segnato? Gli ho dato io l'assist vincente. Però la vedo tosta, eh. Manca un minuto. Non riusciamo a recuperare sta palla. Dai, dai, mettila dentro. Madonna, vai. Non la dare, basta, la devi dare. Niente. Dai ragazzi, recuperate. Niente. 30 secondi, come la recupera la partita? Ma tu che si è mangiato? Ma tu, no, questo portiere, come lo batti un portiere così? Dimmelo tu. Non lo so.
Bello, ma no! Ah, ma metti da dentro! E no, ci posso che... Cioè... Sì, gol! L'ho segnato io. Mi scusi, eh. Ma no. Prego, dottor, prego, non si preoccupi. Sa com'è. L'unica cosa è che non vorrei diventare sordo prima del tempo. Ah, mi scusi, cavo Panzer. No, mi scusi. No, sa com'è. La fuga, la fuga nel fare questo gol, perché non è facile, te lo dico. Con quel portiere non è facile. Comunque 2-2, cioè... Dottor... Non ho capito adesso che facciamo. Dottor, mi dica. Dottor, ma il fatto è che lei è un big boss one shot pro master, non se lo dimentichi. Sì, sì, come no. E no, mettetela dentro questa palla, dai. Potrebbe essere gol del 3-2. Dai, 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 ragazzi, qualcuno si faccia vedere, bravo. No, ho sbagliato. Recupera, recupera. Ma quindi state sul 2-2? Eh sì, meno male. Dai, mettila dentro. E niente, non l'ha messa dentro. Non la mette dentro. Lo sto gigante in porta, come la metti dentro la palla? Sì, cioè, lui è alto quanto la porta. Prende tutta la porta, non è alto quanto la porta. La prende tutta la porta. No, cavolo, che brutta palla che ho perso. Oddio. Mamma mia, meno male che se l'è sbagliata, va. E mettila dentro! Mettila dentro! Ma perché me la dai la palla a me? Va a finire i calci di vigore e chi lo batte a quello in porta? Dai, dai, pigliala. No, ma sei lento come una chiavica. Scusa, Panzer. Prego, non si preoccupi. No. Mi hai dato il passaggio sbagliato al momento sbagliato, mamma mia. Non faccia così, Panzer, però, vedi che poi mi vendico io poi, lo so, ma tanto anche se si vendica lei tanto gli si ritorce contro. No, me l'ha presa, maledetto portiere. Tanto, anche se lei si vendica, ma tanto si gli torce contro, perché lei non vedrà mai una mia sconfitta. Sì, no? Panzer, mo mi dica lei, io qua con i vigori come devo fare che siamo messi... Guarda, non so come si battono a FIFA 20. No, il problema è come si batte questo portiere. Ah, lui ha segnato, bravo. Pavala, hanno sbagliato, vai, segnate, segna, bravissimo. Aspetta che forse la vinciamo. Sì. Dai. Chi la tira? Ah, non la tiro io, ok, vabbè, tira lui. Mettila dentro. E ma vaffa, ma porco Giuda. Giuro che la prossima non lo faccio giocare a quello. Sid! Ok, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, Panzer. In qualche modo ce l'abbiamo fatta. Ai calci di vigore, ma ce l'abbiamo. Guarda quanto è alto questo. Ma come si chiama sto portiere?
Vabbè. Se lo compri nella carriera, dottor. Ma cosa devo comprare? Quello non è un giocatore di calcio. Quello è un wrestling. Addirittura. Fa wrestling, sì. Vediamo, possiamo reclutare qualcuno? Aspetta, che forse qualcheduno ci potrebbe... Oh! Cioè, guarda questo qua. È una chiavica di giocatore. Guarda quanto è alto, Panzer. Guarda quanto è alto rispetto agli altri. Io devo ancora arrivare ai rigori. Ancora deve arrivare ai rigori. Ma aggiorni la pagina, mi scusi. Allora, lui è un 84, soltanto uno possiamo prendercene. 84, ma 84, 82. Cioè, la testa sua supera la traversa. Non ci credo. E ti credo che non segnavi. Sì, hai mai visto quante parate che ha fatto? È un gigante. È un gigante, sì. Allora, lui è un centrocampista abbastanza veloce. O no? Di lui mi dà le statistiche. Ok, 75, 89, loro ce l'hanno uguali. Allora, vediamo un po', se lui prendiamo il centrocampo, chi possiamo lasciare? Ci abbiamo qualche giocatore male? Sì, ci abbiamo lui. Ci abbiamo lei. Volendo possiamo lasciare lei. Però aspetta, lui è così, sono uguali. Cavo Panza, io quasi quasi lo prendo a posto di questo. Lasciamo ma partire, prego, facciamo partire Katsue Tanaka e ci prendiamo Nel, che sembra abbastanza cazzuto. Prego. Sì, sostituiamo. Prendiamo giocatore nuovo così diventiamo più forti come squadra. Dai. È vinta, siamo ai sedicesimi, caro Panzer. Abbiamo battuto gli Imbulsi, come si chiamano loro. Adesso ci toccano i Los Chazos. Vediamo chi sono questi. Allora, visto che l'ho preso adesso... Ah, quello è difensore, perfetto. Però lui già va bene a giocarlo. Allora, gestione rosa. Caro Panzer, io questo qua ce lo faccio giocare subito, magari al posto di lui. O al posto di lui. Però lui è un difensore, ci può essere utile. E allora facciamo al posto suo. C'è anche più... perfetto. E lui al posto di lui. Ok. Cerchiamo di giocare così, intesa di squadra al 90%. Ok, abbiamo fatto la formazione, sembrerebbe un pochino meglio. Andiamocela a giocare e vediamo come va sta partita. Sedicesimi di finale, Panze, qua siamo a fare i mondiali, mica una cosa da niente. Dai. E i mondiali sono sempre i mondiali. Ma è online? Come? È online o no? In che senso? La Volta World Championship è online o offline? No, guarda quello. No, Panze, è il gioco, Ok. Non te lo so dire questo, sinceramente. Ciao, buonasera, Ale. Buonasera, benvenuto. Che dici, te ne vai in attacco? Ok. Ciao e benvenuto sul canale. Maledizione. Oh mia. Mamma. No. Stiamo già perdendo, Big T ha segnato. Olè. Vabbè, capita. Soprattutto dopo aver battuto quello di prima.
Ma sì, è bravo il Dragorex, è bravo, è bravo. Sì. Vediamo se riusciamo a rimontare anche questa. Sì, vai, 1-1. Dai, andatela a fare. Ma che cosa fa quello? Cioè, si mette a ballare sulla palla, io non lo so. Prendetelo. Prendo io. No. Allora, fino adesso io ho giocato. Cavo Panzer, sei ancora qui con me. In questo gioco qui, praticamente ho 3 contro 3, ho 4 contro 4, vai 2-1. Ho 4 contro 4. Questa è la prima volta che giochiamo 5 contro 5. Ah, ok. Quindi è un pochino differente rispetto A prima. a prima, sì. Vidalla? Vai, gol. Ho fatto io il gol stavolta. Grazie, Dai, dai. Ale. Però mi sembra strano che non mi chiama Totò come la chiamo io. Io la chiamo Big Boss Pro Master, perché No, lei è no, il no, ma nostro. perché? Ma perché lei dice eresie? Non sono un Pro Master, lei è un Pro Master. Sì, lei è un Pro Master, caro No, Panzer. no. Sì, invece, mi dia retta. Andatela a fare gol, niente da fare, non è arrivato. Le voglio comunicare che in live sono 7 spettatori. Benvenuti a tutti, ragazzi. Ok, io ne vedo 5 perché penso che sono più avanti di lei comunque. Sì. Ma l'importante è che si divertino. Ma con noi c'è sempre da divertirsi. Sì, vero? Ma io il fatto è che quando guido tengo sempre la platea, ma è quando ci sono i motori, sai com'è differente la cosa, i motori sono i motori. lo so, lei con i motori poi ci va a nozze. Beh, anche perché sono bastardo dentro. Ragazzi, lo facciamo un altro gol così siamo tranquilli. Ah, punizione? Io le Rigore? punizioni. No, è punizione. Però non sono pratico. Fuori. Traverso. Vabbè. Non sono bravo sulle punizioni, Però ci si è preso la traversa. E vai, ancora gol. Quanti ne ha fatto, dottore? Bah, non lo so, non li sto contando. Ah, bene. L'importante è che stiamo vincendo. 4-1 vuol dire ottavi di finale, Panzer. Guarda là come l'ho Buona, buona. fermato, guarda. Vada a fare il gol lei. Mi ha dato la palla. Alla pesce cane mi ha dato la palla. Non ti sta guardando. No, no, ce l'ho con quello che ha detto Lock Me. Ciao, Dice mi guarda. grazie. Grazie Ale per essere passato. Grazie mille e grazie. Grazie Ale, grazie. Vai che è nostra. Grazie ancora, grazie. Vai, mettila dentro, niente, non l'ha messa. Non la mette. Vabbè,
Ma lasciala andare fuori sta palla. Me l'ha data in modo. Ok, nostra, dai. Niente, non te la danno come vuoi. Ok. Vabbè, Cavo Panzer. Diga. Con questo risultato diciamo che abbiamo la. Si va agli ottavi. Si va agli ottavi. Tra poco diremo andremo a Berlino. E vai. Io direi altro. E beh, Berlino diciamo che non è stata tanto tanto bella, l'ultima volta che ci siete stati. Ma come è simpatico lei, io l'ho sempre detto. Anche a Cardiff. Ciao. In Galles. Ciao Cirillo, buonasera. Ciao Cirillone. Grazie per essere passato, grazie mille. Questa volta è il contrario, gioca lui e io faccio da moderatore. Ciao Cirillo. Sì. Ma non è la stessa cosa comunque. Lei è molto gentile, come al solito, gentilissimo. Ma perché la voglio bene? Grazie. Sì. Panzer è sempre bravo, ma soprattutto bastardo dentro. Giusto? Niente, non sono riuscito a mettere. Lo sa, giusto Panzer, che lei è sempre bastardo dentro. Sì, sì, confermo. Conferma anche Cirillo. Conferma anche Cirillo. Ormai è così. Allora, abbiamo affrontato la squadra precedente, Panzer, che abbiamo vinto ai vigori con un portiere che non era un portiere, era un gigante. Sì, era un gigante. Grazie Cirillo. sì, lo sappiamo. Allora, qua andiamo avanti. Siamo passati agli ottavi di finale. Abbiamo vinto ai vigori la prima partita perché c'era un gigante in porta. Qui abbiamo stravinto 7-1. Vediamo chi possiamo reclutare. Dicevo che a Berlino l'ultima volta non è andata bene, anche a Cardiff se non erro. Lei è sempre simpatico, io l'ho sempre detto. Lei è sempre simpatico, quando dice così io non lo so cosa vuole intendere su questa cosa. Ciao Odio, buonasera e benvenuto e grazie mille di essere qui. Okay, questa volta cambiato... non sono io che guido le auto come vi ho sempre abituati, ma c'è un FIFA che chiama. Ma perché io i miei follower li abituo bene, ma mi pare anche ovvio. Dicevano non ce l'avresti. Li abituo bene. Lo so. Eccovi qua. Comunque stiamo portando questa fase finale di FIFA 20 volte. Tommy è caduto il pad. Tanto per cambiare. Dei migliori giocatori. Mi pare ovvio tutto. Tu è raro da queste parti. Un livello come il mio. Dottor, vedo questo match e poi la debbo salutare. Va bene, Panzer, tranquillo. Sono parecchi osservatori. La partita chiama. Io posso aiutarti. Lo so. Pensaci su. Ma perché io devo sempre. Ma io devo essere sempre. Di buon auspicio. Allora, che voleva? Vuole offrirmi un contratto. E tu accetterai? Tanto domani sicuramente ci sarà qualcun altro a sfidarmi a Formula 1. Ne sono sicuro. Chissà chi sarà quello che la sfiderà. Il primo è quello che sta giocando a FIFA, poi gli altri non lo so. Ecco appunto. Lo farai. Io devo sempre prepararmi per la gara, lo sa. Quindi dovrà subire una trentina di giri in Austria. Ecco, a posto, siamo a posto allora. ma io devo prepararmi, io lo devo fare per una cosa seria. Allora, siamo agli ottavi, Cavo Panzer.
Allora, la formazione va bene così come sta. Ci andiamo a giocare. Mi sa che dato l'orario, dottor, mi sa che non faccio in tempo a seguire la partita. Lei fino a che ora sta in live, dottor? Ma io finisco FIFA 20 volte e stacco. Quindi ti riconto di arrivare in finale e poi vincere il mondiale, poi si finirà. Quindi Perché giusto. comunque io mo vado a seguire la partita, quindi calcola sempre un 2 ore. Quindi calcola intorno alle 11 sarò di nuovo operativo, ma mi sa che lei va già a ninna. Vabbè, Probabilmente, ma vediamo. ragazzi, io ringrazio chi è di compagnia per il momento. Mi raccomando, fate i bravi, fate compagnia al qui dottore. Io ho altri impegni. Qua Buona serata. intanto Panse, scusami, Dica. prima che lei vada via, Sì, c'è da dire che qua mi hanno già fatto gol, ma Aia. a parte quello, guardi chi c'è, chi hanno in porta questi. Un'altra volta quello, ma che è il gemello? Ma che è il gemello? Un altro gigante. Un È un altro altro. gemello, è un gemello. È un gemello. Non lo so se è lo stesso, Non te lo so dire questo. Poi è Ho un probabile che sia. parentale. No, penso che sia lo stesso della partita precedente. Può essere. Va bene ragazzi, io vi saluto e ci si becca domani per chi vuole da me. Va Ok. bene, buona serata ragazzi, poi Ciao ci sentiamo Panzer, dopo grazie in per privato. essere stato qui Tutto. con me. Sì, Può tranquillo. essere. Ciao a tutti. Ok, dai, cerchiamo di... Dalla... E niente. Ok, cerchiamo di... Ok, parità. Ok, Civillo, io spero che... Non badare al fatto che sono molto scarso, però spero che che ti possa divertire. Ok. Mamma mia. Grazie, Civillo. Dalla, dalla. Oh, che palla che ho perso, maledizione. Vieni qua. Ok. Calcio d'angolo. Brava Sid. Aia, peccato. Ok, ragazzi. Ovviamente la settimana prossima si inizia FIFA 21, quindi a chi piace FIFA 21, FIFA. No, chi l'ha data? Ok, primo tempo finito. Ah, me. Siamo... Ok. Vabbè, allora Formula 1, lunedì porto Formula 1, quindi se ti piace i motori... lunedì Civillo porto Formula 1 2020, come ti ho detto. Come ti stavo dicendo. Quindi, se vuoi...
vedere i miei disastri in Formula 1. No, non perdete queste palle, maledizione. Sì, la Formula 1 è top. No, maledizione. Lo so, ma tu... Ma tu sei più forte di me, guarda quello. Tu sei più bravo, io sono ancora alle prime arti, con le prime armi in Formula 1. No, che si è mangiato. Ah, peccato. No, solo. Dalla qua. Segna? Niente. Ragazzi, qua in porta c'hanno un gigante. Non so se si nota. No, a chi l'ho data? Dai, 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 dai. Ottiene la possessione. Giocala qui. Niente, l'ho persa anche questa volta la palla. Mamma mia. Mamma mia, brutta palla. Lo so. Quindi immagina quanto sei bravo. Io inizio con Formula 1 2020 praticamente. Ho giocato ai vecchi Formula 1, ma sto parlando l'ultimo Formula 1 il 2013 forse. No, maledizione. Presa anche questa, appuiso. No, se giochi a un gioco simulativo come quello, sicuramente sei ad alti livelli. Quindi niente, dai che è finita la partita. Capito, Civillo, cioè se giochi a setto corsa vuol dire che non sei che sei abbastanza forte, quindi abbastanza bravo. Io inizio lunedì con Formula 1 2020, vediamo come va. Con la mia poca esperienza. Di nuovo in giro abbiamo centrocampista da 64, attaccante da 83, che non sarebbe male. Allora, posto di, ci abbiamo uno da 2 da 80, 2 più lento e 2 più lento, però mi sa che sono uguali. 80 e 79, 80-81, quindi lui. Spero di farcela anche io a crescere piano piano, Civillo. Così almeno posso sfidare te o anche Panzer con la Formula 1, diciamo. Quarti di finale. Siamo ai quarti di finale. Allora, possiamo andare a giocarla così sempre. Sì, la fede, quella, la speranza c'è sempre. Sì,
No, è andata fuori, maledizione. Oh, ma fatto. Aspetta che ti leggo. Un altro gigante in porta. Ma tutti i giganti stanno in porta. Io non lo so. Tutti alti e giganteschi sono. Guarda quello a chi l'ha data. No, ho sbagliato l'altro passaggio quello. Tu fai molta pratica off camera e vedrai come migliori. Ci provo a fare anche un po' di... Perché purtroppo lo devo fare per... Sicuramente lo dovrò fare per forza. Chi l'è data? Ottiene la possessione. Sono qui. Mamma mia, brava Sid. Fort One. Hey, switch it. Ah, peccato. Dai, 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 dai. Oh, palo. Ultimo 60 secondi, palla del calcio. No, mi ha anticipato. Anche a me. No, no, mamma mia. A chi? Ultimo 30 secondi per il caso. Sono qui. Tira la mano. No, non l'ha messa, incredibile. Vabbè, con un portiere del genere. No, maledizione. Ultimo 10 secondi, palla del calcio. 5, 4, 3, 2, 1. Fermato. Ok. Siamo 0-0 per adesso, dai. Tocca il pallone, comincia. Vediamo se riusciamo a fare. Dai, dai, dai. E mettila dentro per una volta. Niente. Vabbè. Niente da fare. No, non ne vuole sapere la palla. Poi sbaglio pure il calcio d'angolo. Mettila dentro, niente. E anche così. Come fa a segnare? Niente. Non ci vuole da sé. Vuole entrare sta palla. E mettila dentro. Niente. Incredibile.
Non c'è un portiere qua, no? Guarda, mamma mia, ho sbagliato. Lo so. E vai, finalmente. Mamma mia. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta per adesso. No, questa palla così. Bravo, così devi fare, ti devi immolare. Mettila dentro, cavolo. Mamma mia. Maledizione. Ce la fallo l'arbitro. Va bene, Civillo, tranquillo. Grazie di essere passato comunque. Gentilissimo. Speriamo di vincere. Ok, dai che la palla è nostra. Ok, grazie comunque Civillo. È stato bello averti qua, poi la prossima magari mi viene a vedere in Formula 1 i miei disastri di Formula 1, eventualmente. Comunque grazie di essere passato, veramente, di cuore. Allora, vediamo un po' chi possiamo reclutare. '81, '84, sempre lui. '81, '82. Io così quasi questo me lo prenderei di nuovo. Vediamo un po'. A posto suo. Lui è più veloce. Vabbè, stavolta rimaniamo così. Tanto qua, a quanto pare, i portieri sono tutti così. Tutti i portieri giganti ci toccherà affrontare. Che bella cosa. Ti rilassi? Già. Bene. Anch'io. Rilassiamoci tutti. Sai, c'erano quattro squadre interessate a me. Mi chiamavano sempre. Era la mia occasione, dovevo solo decidermi a coglierla. Davvero? Già. Beth era così fiera. Dovevi vedere come ne parlava con i suoi amici. Mio fratello giocherà in Premier, diceva. Forse era più emozionata di me. Un minuto prima era lì. E poi non c'era più. Sai, mi seguiva ovunque. Parlava sempre.
A volte troppo. All'improvviso mi sono trovato da solo. Come in un immenso buco nero, ero da solo. E poi le squadre hanno smesso di cercarmi. Mi sentivo così vuoto. Era orribile. Ma un giorno ho incontrato te nel magazzino. Mi hai ridato speranza, Sid. Non puoi immaginare cosa significhi per me. In qualunque modo vada il torneo, sei come una sorella. Soltanto una sorella, ok, vabbè. Ci può stare. Smettila. Ok, siamo arrivati semifinali. Semifinali, bene. Sì, continuiamo a giocare con questa formazione che ci sta andando bene. Aia. Dai, dai. C'è Sid in porta, quindi magari riusciamo a fargli gol con più facilità. Che dite? Vogliamo giocare? Che fate sti passaggi qua? Vai, vai. Vai, vai. Me l'ha presa, maledetta. Dai, dai. Vai. 1-0, dai. Va bene, dai, attivato. No, ho sbagliato. Una pavata. Niente da fa. Dai, dai. Guarda questa. Sì. Eccellente, intanto 2-0, ottimo. Siamo vicini a un passo dalla finale.
al 30 secondo fare il medio tempo. Dai, dai, fermalo. Vai, 3-0. Ah, peccato. 4, 3, 2, 1. Dai, dai. Primo tempo finito. 3-0, abbiamo la finale in mano. Vai così. Sì. 4-0, vai. Ci siamo, la finale è vicino. Ah, peccato. Nostra. Oh, che parata che ha fatto. Dai, 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 dai. Sono 5. 5-0. E vai, 6-0. Ormai siamo in finale. Ormai ci giochiamo la finale per il mondiale di qua, di FIFA 20 volta. Però mettila dentro. Mamma mia. Bella. Sette a zero, ottimo. Cominciamo con todo. Diamo, diamo, dai. Dai che ce la facciamo a fare un altro. Non l'hai fatto. Giusto per provare qualcosa di diverso. Ma quello appunto è fallo quello. Finale.
8-0. Ok, siamo in finale. Oh, migliore in campo. Ok, siamo alla finale. Allora, reclutiamo, vediamo se c'è qualcuno anche qua. Questa è davvero scalza sta squadra. Centrocampista da 84, centrocampista da 84. Volendo potremmo lasciare lui, però... Anche no. Va bene così, dai. Andiamo a giocare la finale. Ci andiamo a giocare la finalissima. Leggenda dello Street. Legend of Street. Bene. Sì, ce la giochiamo così. E andiamo. Ma scusa, ci abbiamo tutti la stessa maglia. Che ne avete fatta di strada? Una partita e vinciamo. Già, il tuo canale starà impazzendo, eh? Chissà le visualizzazioni. Sarai diventato una star. Tu pensi che mi importi solo di questo? Perché? Forse c'è qualcos'altro per te. Beh, sì. C'è molto altro. Ok, spero che le maglie non siano uguali. Comunque. Ciarra, che è emozionante partito da qui, della provincia di Buenos Aires, della Repubblica Argentina. Viva l'Italia, il canto del Ciarra. Peccato. Ah, che palo. Sì, vai. Oh, che
che ti sei mangiato. No, solo. Vai. Vengi qua che le do. Vabbè, faccia lei. A 0, ottimo. Stiamo vincendo il mondiale. Prendila. E mettila dentro. Stai cicillando lì. E che cavolo. Vai, così si fa. Tre a zero. Avrà nuovamente 3-0. Guarda quello come me l'ha prese tutte e due. Maledetto. Peccato e vai. L'ha fatto, vai, 4. Dai, facciamo un altro. Se vuoi una... Vabbè. Vai. Mettila dentro. Oh, l'ha preso di nuovo. Guarda, 30 secondi, parate il caso. Ha fatto un'altra bavata. Ok, 5-0. Io non riesco a segnare, ma almeno segniamo. Dai, primo tempo se n'è andato, dai. Tempo se n'è andato, facciamo l'ultimo secondo tempo, cioè il secondo tempo qui. Ultimi 3 minuti, dai. Oh, mamma mia, e niente. Ho fatto gol. Da fare. Oh, chi l'è data? Passo un'altra volta la palla. Al centro. C'è fallo.
C'è la fallo. Ah, peccato. Finalmente 6-1. Non è riuscito neanche lui. Eh sì, ragazzi, in porta è fortissima. Ah no, c'è Otaku. Otaku in porta. Oh, perso palla. Ma l'ha presa, maledetto. Dai che siamo quasi quasi alla fine. Niente. Ed è finita. Sarà vinto il mondiale? Avremmo vinto il mondiale? A quanto pare. Vediamo che succede adesso. Ai, campioni del mondo! Sì! Ce l'hai fatta! No, 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 Sid! Noi ce l'abbiamo fatta! E dai! Siamo una famiglia! Sì! 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 Ehi, Rev! Goditi il momento! Rev! Congratulazioni! Un'ottima prova! Dove metterai il tuo trofeo? Oh, ehi, non è il mio trofeo. No, no, è il nostro trofeo. Sai cosa? È anche il suo. La squadra è una sua idea. Sua. Jay-Zinho, sei incredibile. Sono alla ricerca di una persona in grado di organizzare il mio torneo di street soccer. E tu saresti perfetto. Oh, una foto. Ok. Solo i campioni. Ehi, amico. Vieni. Ah sì, certo. Avvicinatevi. Ehi, i campioni. Vai. Grazie. Oh, sì, campioni! Campioni! Olé, olé, olé! Bene. Hanno festeggiato la vittoria del mondiale. Bene così. Allora, immagino che sia avvenuta, sia arrivata la fine. Chi possiamo prendere di qua? Nada. Bene. Sì, andiamo avanti. Vediamo se succede qualcos'altro. Qua è finita così, non penso. Collezionista, trofeo guadagnato anche. Aspettate, aspettate!
Ehi, Jay è di sopra. Sei in ritardo. Ma guarda un po'. Sai una cosa? L'unica volta che sono arrivato in tempo, le cose non sono andate bene. Già. Senti, io dovrei essere all'aeroporto già adesso. Con Vinicius? Sì. Figata. Vedi, è come ricominciare tutto da capo. E hai sentito Bea riguardo quel contratto? No, non ancora. È positivo. Lo street soccer ha ancora molto da offrirti. Resisti. Gioca più tornei. Vai in altri posti. Impara nuove cose. Lei ti aspetterà. Sei troppo in gamba. Sì, certo. Wow! Per me... A che serve? Dai! Ci vediamo, Rev. A dopo. Allora, abbiamo completato la storia, la modalità storia di Volta, di FIFA 20 Volta. E quindi da venerdì prossimo si partirà con FIFA 21, esattamente con FIFA 21 Volta. Poi ci sarà anche Ultimate Team, quindi e qualche altra cosa. Ringrazio coloro che sono passati sul mio canale, Civillo, Ale, il caro Panzer, tutti quanti, Odio e così via. Vi ringrazio tanto, io chiudo la live e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!